Ciao Polers, allora oggi guardiamo una figura in questo tutorial semiserio che io chiamo Outside Leg Diamond, ma in realtà non ho idea di quale sia il suo nome e questa è la reale verità. Di per sé la figura non è particolarmente difficile, ma fa male al braccio e uno non se lo aspetta, quindi adesso la guardiamo insieme e cerco di spiegarvela nella migliore delle mie possibilità. Allora, partiamo quindi da un Outside Leg. Allora, dal di qua faccio una bella inversione, aggancio il mio outside, la mia mano esterna rimane al palo e mi traziona in modo che io possa col braccio interno passare dietro e andare a toccarmi il fianco opposto. Ritorno nel mio outside, soffro come un cane qui, il braccio libero va a cercare il palo, se non arrivo mi chiudo leggermente. E da di qui sposto la zampetta e diamond. Ritorno, rimetto le mani, ristacco questa, sono in outside, mano al centro, vi e scendo. Allora, qual è la cosa importante in questa figura? È ricordarsi che sentirete male al braccio e che serve una discreta apertura di spalle che io non ho. Come si può evincere anche da questa figura. Quindi un'altra occasione per ricordarmi che ho il dorso piatto. Grazie. Grazie pole dance. A parte questo, allora, è importante tenere in considerazione il fatto che sentirete male qui, perché quando lasciate il braccio esterno per agganciare questo, lo avete agganciato, lasciate l'esterno, non ve l'aspettate questo dolore e la tentazione è quella di morire giù, e invece no. Quindi vi faccio vedere anche da qualche altra angolazione. Allora, inverto, outside, sono qui, mi traziono, passo il braccio, braccio esterno cerca il palo e qui diamond. Torno, posso tenere tutte e due le mani, posso lasciare, posso fare il mio outside. Ok? È tutto chiaro? Lo vediamo al rallentatore perché mi sono evoluta con lo slow motion. GoPro, resta video!